Come Val Brenta, adesso anche qui sta per arrivare l'IMU. I sindaci cercano una linea comune che non penalizzi famiglie ed imprese. Una soluzione unica per tutta la vallata. I sindaci della Val Brenta studiano una linea congiunta per fare fronte all'IMU, la cosiddetta nuova ICI, che come è noto verrà applicata su tutti gli immobili, dalla prima casa alle attività commerciali piuttosto che a quelle agricole, ma che, come denunciano i sindaci, trasforma i comuni in esattori, visto che il 50% di quello che verrà incassato andrà a Roma. Agli enti locali resta la libertà di decidere quale aliquota applicare ed è proprio su questo che la Val Brenta ha deciso di muoversi insieme. Cercheremo di vedere questa tassa, perché è una tassa che il governo ci fa, ci mette a noi, che noi dobbiamo cercare di recuperare dai cittadini. Cercheremo di vederla all'interno di tutta la valle, cioè come abbiamo fatto con il PATI, col piano d'assetto del territorio intercomunale, cercheremo di fare anche questo, vederla insieme, dopo a Cismon, cercare di trovare la formula migliore per far pagare meno possibile i cittadini. Cercheremo di salvaguardare soprattutto la prima casa, perché noi abbiamo tante prime case, non abbiamo poche seconde case, ma soprattutto dobbiamo cercare di salvaguardare le attività commerciali e le piccole industrie che abbiamo. Ci manca il lavoro, dobbiamo dare lavoro alla gente, non possiamo mettere in crisi soprattutto le ditte. Le ditte è il nostro volano dell'economia, in valle abbiamo bisogno e dunque dobbiamo cercare di salvaguardare queste, soprattutto queste realtà.